Malissimo. Ehi ragazzi, ci siete? Io Aspettate sì. che... Ok, sto per mettere il link sul gruppo. Ok, adesso. Perfetto. Ragazzi, Sì, oggi un pochino di problemi ciao Anto. con... Sergio, Antonio, aspettate che Ciao. metto Ciao anche Paolo. qua. Ciao Salve, mi Paolo. sentite? Oh, Sì. Paolino, Paolo. eccoti qua. Ehi. Ciao, Oi là. scusate, ma è proprio il mio internet che non Test, andava. test. Proprio... Test. Ah, ah. Aspettate, aspettate. Ok. Ciao Paolo! Madonna. Ok, siamo già in diretta, in realtà, Ciao, mi senti ragazzi. adesso? Siamo già in diretta? Oh, Sì, porca io ti sento. miseria. Ok, no, Allora. perché... ragazzi. Siamo già in diretta perché Alla purtroppo per mia grande! colpa siamo... Che stai mangiando, Antonio? Aspetta, no, sto digerendo. Antonio? Sto di... Sto Eccomi. Io digerendo. Ok. non ce l'ho Eccolo la qua. webcam, porca E io miseria. sì. Non hai la webcam. Ok. La Ok, welcome. qui abbiamo il buon Antonio. Saluta Antonio, ciao a Ragazzi, dove è tutti. buon Antonio? Abbiamo il buon Sergio, purtroppo potete vedere soltanto la sua bellezza nell'icona e abbiamo lo schermo già condiviso di Paolo che lui è utente avanzato di Hangouts, quindi ormai... Addirittura. Okay, in realtà noi ci conosciamo già tutti quanti. Però per chi, insomma, per i pochi che non dovessero conoscerlo, Paolo Nagase Rotelli è un concept artist e illustratore 2.5D, no, è un concept artist che lavora a livello 1000D. internazionale, 1000D. ha lavorato con me in una società di videogiochi, ha lavorato in realtà per altre realtà decisamente più, insomma, importanti. Assai più All'estero, belle, adesso ragazzi. magari Assai più belle. magari adesso ci racconta meglio anche tutto il suo percorso e che cosa sta facendo. Nel frattempo, perché purtroppo avendo avuto problemi tecnici non sono riuscito proprio a collegarmi e a prendere le immagini che volevo, e intanto recupero delle immagini, alcune delle immagini che volevo fargli. Cui volevo farlo lavorare con l'overpainting, visto che si è reso disponibile da questo punto di vista. Aspetta, ho sentito un ritardo pazzesco. No, 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 non ti preoccupare, colpa mia, colpa mia. No. Ok. Dici Sergio. Niente, salutiamo il tatuaggio Sì, quello... bellissimo di Sergio, Esatto. che è nuovo ed è molto bello. Grazie. Salutalo, salutalo, dagli un bacetto. Allora, aspetta. Paolo, Ehi! ok, vai. Niente, raccontaci qualcosa di te, soprattutto per le persone che magari Ma no, ma non ti hai conoscono. detto Hai già praticamente. detto tu. Ti sento male, però voglio dire, sì, no, hai detto correttamente. Sono concept artist, faccio anche illustrazione ma principalmente per card No, game, per il vabbè, dico, mobile. cioè, voglio dire. Ti sento male. Aspetta, 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 non ho capito bene, ma credo volesse dire specialmente per mobile. Sì, ho detto principalmente le illustrazioni sono per mobile. Ma mi Ok. sentite bene o mi sentite male? No, ti sentiamo Ok, benissimo. no, C'è no, no, noi ti Cristian che sta... sentiamo bene, è Cristian che non No, si io sente ti sento bene. benissimo, il problema è che Ok. non... sono io che... Hai già, dato un attacco di mia sonno. colpa, scusate. E poi ogni tanto faccio anche illustrazione per card game tradizionali che possono essere, insomma, acquistati e così via, insomma, si possono fisicamente toccare, diciamo. Wow. Visto che comunque il gruppo vostro si...
Mi sembra che principalmente si concentri sulla concept art. Ho lavorato su diversi progetti, sia indipendenti che meno, sempre come concept artist. Non saprei se avete se ci sono domande o cose particolari di cui volete parlare, in cui posso essere, Sì, diciamo, d'aiuto adesso di gli più utenti. che volentieri. Sì. Allora, adesso ti giro già subito la prima immagine. E intanto magari Antonio e Sergio danno un'occhiata se ci sono domande da parte degli utenti nel gruppo. Aspetta, No, così allora no. io Aspettiamo cerco che di arrivi da fare qui. intanto le cose. Però no, però nella chat invece di YouTube c'è già un po' di gente. Paolo, ti giro via Facebook il link a una delle immagini, alla prima immagine su cui si potrebbe fare diciamo correzione e overpainting. L'hai girata a me, scusa. Sì, l'ho girata a te via Facebook. Io non ho. Adesso magari ci impiegherà un po' ad arrivare. Purtroppo la connessione Ok. oggi per me è proprio terribile. Eccola qua. Cioè, ok, Madonna mia. Un ritardo senza ritegno proprio. Oggi siamo più ritardati del solito. Ok, ma la persona che l'ha fatto c'è? Sì, c'è. È una ragazza, si chiama, te lo dico anche. Dovrebbe essere Serena Tasselli. Ciao Serena. Beh, non so, perché principalmente dovrebbe spiegare almeno che cosa voleva essere, insomma, perché sennò com'è un po' difficile. No, beh, questi sono lavori suoi personali, diciamo che più o meno Sì, ma quello per che vuole. esempio, cosa voleva rappresentare? Voleva rappresentare un essere una persona normale, un vampiro, una persona Ma a vederlo cioè, nel adesso senso guarda. che Sì, la se sto avesse informazioni o contattando. no, è più facile per me dire, commentare, no? Se so cosa voleva fare, insomma. Adesso la sto contattando per chiederglielo proprio. Così, cioè, tu lavori, ci dicevi hai lavorato anche per società, diciamo, come freelance, Sì, io lavoro in altre. principalmente quasi unicamente come freelance. Ok. Ci sono delle realtà in cui tu puoi lavorare freelance sotto contratto per lunghi periodi di tempo, però sei comunque sempre freelance. Quindi gestisci tu un pochino le ore di lavoro, però devi garantire un minimo al cliente, che sono quelle, insomma, 8-9 ore lavorative. Come fai a garantire? Come fai a. E poi lavoro invece freelance, insomma, proprio come lavori proprio su, ci sono indicazioni precise di un lavoro, delle date di scadenza, finisci il lavoro, lo consegni, insomma, il rapporto si conclude lì, cioè, ma ovviamente ogni cliente solitamente c'ha più di un pezzo, insomma, quindi il lavoro si porta avanti per più tempo. Ho lavorato per su Moebius, che è un videogame scritto da Jane Jensen, che praticamente è la game designer di King Quest V, mi sembra, di Gabriel Knights, di quei giochi lì, Adventure Games. E ultimamente invece mi trovo a lavorare di più con il settore giapponese, clienti giapponesi. Ho lavorato su un progetto della Capcom e un progetto della Square Enix, che Wow. dovrebbero essere in giro adesso. Quello della Square Enix è Final Fantasy Dive, e quello della Capcom è una versione per mobile di Monster Hunter. E insomma, insomma, questo è ovvio che facendo concept art non è che, cioè, tu puoi pensare Final Fantasy e stai disegnando chissà che figata però ti ritrovi anche a dover disegnare mostriciattoli, insomma, più semplici, quelli mignon, quelli più meno potenti, quindi devi essere, insomma, abbastanza elastico, preparato a disegnare un po' di tutto. Per il settore videogames disegni un sacco Ok. di case, casette, stanze, bagni, insomma. Beh,
quello in realtà, vabbè, chiaramente, ecco, questo Ma è redattore di interni. sì, fa l'allenatore diciamo interno. che è uno degli altri, diciamo, un'altra delle cose che, diciamo, bisogna sfatare quando si parla di concept art, per cui la professionalità, il lavoro e alcuni dei lavori che vengono fatti dai concept artist, perché per un'esigenza di produzione sono proprio questi e sono importanti, per cui Sì, non è infatti io che... vedo in giro, anche in Italia, vedo ragazzi che vogliono fare questo mestiere, che si concentrano principalmente su quello che alla fine sembra illustrazione, insomma, Esatto, non sì. tanto, cioè non diciamo direttamente funzionale ai fini di produrre il videogioco. Quindi sì, c'è questo grosso... Malinteso, sì. Sì, diciamo malinteso, non so esattamente cosa possa essere, però posso capirlo perché magari la gente da fuori, quello che vede dei videogiochi sono i poster, le copertine, i libri di illustrazione, insomma, sono tutte quelle cose che in realtà sono un po', non sono la base del videogioco di per sé, insomma, non è il lavoro, molto spesso è un lavoro fatto dai concept artist, ma viene fatto successivamente, insomma, o per un discorso di marketing o anche un po'... in pre-produzione solo per un discorso di commerciale interno per riuscire a vendere il prodotto al proprio capo, insomma, diciamo, quindi fai dei disegni in pre-produzione, così. E quindi, insomma, uno pensa che quello sia il lavoro del concept artist. Però non Ma dico invece lo purtroppo, è, sì. non dico no, ecco, non voglio né dire purtroppo né invece, perché alla fine è proprio quello il bello del nostro, insomma, di questo lavoro, è che poi ti trovi a dover affrontare di dover affrontare dei disegni, dei progetti che, insomma, da cui non sei proprio abituato, no? Quindi esci fuori dal luogo comune, dai tuoi punti di forza, e quindi ti ritrovi a fare delle cose che è per quello che si chiama, insomma, concept art. Insomma, non devi fare le cose come si dice in italiano, Illustrative, ma no, ma non, concettuali. sì, ma neanche non puoi buttare tutto su quelli che sono i luoghi comuni o le cose che hanno già visto 100 miliardi di volte, no? Allora, magari sai, se vai da uno che disegna sempre macchine e gli dici disegnami una macchina, magari te la disegnava come ha disegnato 100 altre alla fine, no? Però magari vai da qualcun Ah, altro che ok. ha sempre fatto patate e gli dici disegnami una macchina e dici, oh, ma ok, vediamo di affrontarlo in maniera diversa, insomma. E quindi ottieni qualcosa di originale. E poi dopo il lavoro del concept artist è sempre solo uno dei secondi, comunque dei primissimi passaggi, quindi il prodotto finale poi subisce delle mutazioni, cambia fra art director, altri. Io ho lavorato su un altro progetto, un videogioco, insomma un AAA game, che è il prodotto finale, ho visto che era molto diverso da delle cose che avevo fatto io, ma è giusto che sia così, perché voglio dire, cioè... Anzi, anche quella è una parte bella del lavoro, riuscire a vedere poi dopo alla fine come è stato sviluppato, no? Specialmente nelle grosse aziende, che insomma c'è tantissima gente, ognuno vuole dire la sua, ognuno vuole metterci mano, ognuno è, Beh, allora certo. cambia molto, sì. Ascolta, due cose. Una è che Serena mi ha risposto e mi ha scritto appunto che diciamo, l'idea dell'immagine era un elfo scuro. Quindi, appunto, un elfo scuro. Ti giro anche la seconda immagine, sempre sua, perché trovo abbastanza interessante. Perché trovo che siano dei lavori abbastanza interessanti su cui credo che tu possa fare un ottimo lavoro di spiegazione anche Sì, della tua visione, di correzione proprio anche basilare a livello tecnico. E un'altra cosa che mi interessava rispetto a quello che hai appena detto e che mi è sempre piaciuta, mi è sempre interessata, è questa continua evoluzione, questo mai stare fermi, soprattutto in base al tipo di task. Mi spiego meglio. Come detto, il lavoro di concept artist non è spesso e volentieri quello molto fare quello più che ti illustrativo. piace, No, magari devi preparare una previs di un ambiente con delle varianti, degli oggetti che stanno nell'ambiente, basandoti su dei modelli 3D, no?
come quelli che, come le cose che hai postato nel gruppo, e trovo molto interessante a livello di metodo di lavoro vedere che appunto anche una persona come te, che comunque, un artista come te, che comunque diciamo di suo, come gusto suo, fa creature, eccetera, eccetera, poi trovi in realtà più stimolante, una sfida più interessante. Cercare di evolversi e magari iniziare a integrare lavorazioni con il 3D. Beh, sì, ha i suoi vantaggi perché praticamente ogni nuovo lavoro, ogni lavoro che arriva, un nuovo lavoro che arriva, può essere un lavoro veramente, diciamo, magari che ti ritrovi a disegnare delle cose noiose. Il vantaggio del freelance è che tipo, no, ti mette nella posizione di poter scegliere se farlo o meno. Però non devi solo guardare quello, se il prodotto finale ti piace o meno, se la, tipo, insomma, se la tematica ti... Ma se ti offre la possibilità, per esempio, di imparare nuovi software o di vedere, di migliorare la tua, per esempio, alcuni elementi del tuo stile, non so, per esempio, io ho delle carenze e quando affronto un nuovo progetto e vedo che questo progetto potrebbe portarmi a migliorare quelle carenze, io la prendo volentieri, perché poi ti trovi delle persone, art director, producer o qualcuno che comunque ti stanno dietro e dicono: oh, guarda, va bene così, però dovresti cambiare questo. Comunque, alla fine del progetto hai disegnato una cosa che magari non, insomma, non ti saresti mai sognato di disegnare, però ci hai guadagnato alla fine perché hai imparato un nuovo software oppure hai migliorato delle tue carenze, insomma, dei tuoi punti deboli, ecco. E in quel progetto lì di Moebius, infatti, ho fatto sì personaggi, ho fatto sì delle cose a cui, insomma, ero, non so, tipo, ho dovuto fare, ho fatto i concept per i soldati, ho fatto i concept per i poliziotti, sai, no? Allora io lì mi diverto pure a farli. Però la maggior parte del lavoro era appunto, per me almeno, la sfida più grossa era stata quella di fare gli sfondi. Addirittura ho fatto il storyboard per una delle cutscene perché la persona che lo faceva non, era troppo impegnata, ma mi ha chiesto se potevo farlo io. La prima volta che facessi uno storyboard ci ho messo un fracco di tempo, è stato durissimo. Il tipo mi ha corretto non so quante volte, però andava fatto, nel senso, dovevo capire come si faceva, dovevo imparare. Ed era una figata, e poi sì, ovviamente ci sono gli sfondi che mi hanno portato più vicino a SketchUp perché per motivi di produzione mi sono reso conto che all'inizio facevo due o tre inquadrature di una camera o di un salotto, per esempio, e lo mandavo per feedback, insomma, e magari mi veniva chiesto: sì, no, ma cambia un po' quest'angolo, cambia un po' quell'altro, e il lavoro diventava un pochino troppo lungo, no? Perché insomma, non è che puoi fare. Allora invece mi sono trovato molto bene con SketchUp perché io mandavo praticamente un approval per l'inquadratura prima con SketchUp, cioè dicevo: vuoi la camera di qua, di qua, la telecamera, come la vuoi. E una volta che sceglievano l'inquadratura, allora sopra quell'inquadratura lì io facevo il paint over della stanza. E così insomma abbiamo tagliato un po' di curve qua. Senza contare che poi dopo io quel file di SketchUp lo mandavo direttamente ai ragazzi del 3D. Che non so come, insomma, lo esportavano, lo portavano all'interno di Maya. Insomma, si trovavano un pochino, un attimino avvantaggiati Migliorato. anche loro, sì, insomma, andavano un pochino più veloce, ecco. Penso che ci facessero veramente poco col mio SketchUp, però, insomma, me l'hanno sempre chiesto, insomma, l'ho sempre mandato. Boh. Cosa... Ok, senti, qui io guardavo il disegno e... Io non è che, non, insomma, non vorrei dire che cosa è sbagliato, cosa non lo è, perché alla fine, insomma, è tutto relativo. Cioè, è ovvio che il disegno di per sé va benissimo, dipende molto da quello che serve, insomma, quello che viene poi usato. Se è un, per esempio, ipotizziamo che è un pezzo per il tuo portfolio, immagino, insomma, un disegno che tu vuoi far vedere in giro dicendo: questo è il mio lavoro, questo è il mio livello di qualità. Se dovesse essere quella la tua intenzione, insomma, l'intenzione della persona che l'ha fatto, ci devi lavorare sopra ancora, ecco. Perché quello che vedo io, una delle cose, insomma, che più che vedo che mi colpisce è il fatto che, per esempio, lo sfondo è molto particolareggiato, forse perché hai usato uno di quei brush ad alberi, oppure hai usato un po' di foto, ecco, non saprei dirti.
Stessa cosa per il fumo. E invece lui è molto a livello di sketch, insomma, proprio un po' pittorico, insomma, un po' come uno schizzo. E poi di nuovo la spada invece è un pochino più, un rendering un pochino più lavorato. Più. Allora queste cose qui mi lasciano un pochino, io se dovessi essere un art director che lo guarda, magari dico, ma come mai non ha disegnato i vestiti? Potrebbe avere una carenza nel vestiti oppure non sarebbe, hai capito cosa voglio dire? Cioè rischi di dare un'immagine sbagliata delle tue capacità, quindi teoricamente dovresti riuscire a far vedere, a dimostrare che sei in grado di fare i vestiti, fare i tessuti, le luci, le ombre. Hai una fonte di luce qui. Io personalmente, questo è il mio stile, non sto dicendo che sia corretto, io non ho mai studiato arte o cose, quindi non saprei dirti, però io avrei fatto una rim light, insomma, che colpisca anche il personaggio, perché se no, per dargli un po' di più stesso rendering che gli hai dato anche su questa spada, perché qui la rim light c'è, ma sul personaggio diciamo che si perde un pochino, io la farei, ecco, diciamo, è una cosa che farei. Stessa cosa per il vestito, insomma, io il vestito lo disegnerei. Questa spada continua qui, quindi insomma, la mano un po' qua. Insomma, io farei vedere meglio il corpo di lui per cercare di capire meglio le forme, meglio i materiali. Non so se ha una pelle di lupo, se ha un vestito di foglia, non potrei dirti. Stessa cosa per il viso. Io farei. Quindi, secondo me è solo una questione di ti sei fermata, diciamo, troppo presto e ti sei concentrata su delle cose che potevi anche forse evitare o lasciare per ultimo. Lo sfondo, sì, giustamente tu magari hai usato delle foto, dei brush, insomma, proprio di alberi, insomma, per cercare di non dico facilitare le cose perché non voglio dire quello, però voglio dire perché giustamente dici io c'è gli oli, uso. Fai attenzione perché sì, questi brush così già pronti sono comodi, ma alla fine alle volte possono fare più danno che altro, cioè non usa solo il brush e basta. Metti il brush e lo usi come base, ma poi devi prendere queste fonti di luce e aggiungerlo lì dove pensi che possano colpire l'albero, dove ci sono. E allora sì, allora riesci a diciamo a far fondere meglio il discorso di pennello stampo con quello che invece è il prodotto finale, che dovrebbe essere un'illustrazione, diciamo, di tipo pittorico. Ecco, io farei tutto una specie di rim che all'albero, magari un colpo di luce qui. Colpo d'ombra qui e poi di nuovo andrei di nuovo l'albero su questo lato qua. Insomma, sfrutterei il brush dell'albero per avere, diciamo, l'idea però poi insomma, ci andrei a lavorare sopra. Stessa cosa un po' per il fumo è molto uguale. Il fumo, non lo so, se fumo, poi potrebbe essere tipo comunque nebbia, e lì dipende da quello che volevi fare tu. Immagino che sia nebbia. Se nebbia e vedi delle reference, ha degli effetti un pochino più, non so come dire, però è un pochino più striato, non è proprio così come queste cappe di fumo. Quindi anche lì puoi usare delle reference, ma non ti sto dicendo di prendere la foto e di metterla lì e dipingersi sopra. In quel caso ti consiglierei proprio di avere una reference accanto e di copiare, insomma, di vedere un po' come funziona, poi anche farti uno studio a parte e poi dopo prendere quello che ho imparato da quello studio e riportarlo a questa immagine. E qui non saprei se, probabilmente qui, da come si muove forse volevi dire che questa spada è tenuta dal suo braccio sinistro, quindi forse qua ci sono delle pieghe. Forse, non vorrei dire, no? Una cosa che, insomma. Purtroppo, ecco, sono quelle cose che io non riesco a capire, come non le capisco io, non le capirà un'altra persona che ti deve magari dare un lavoro sulla base di questo disegno. Poi lato mio, insomma, quelli lì sono, è ovvio che è solo questione di tempo, quindi non è che, però voglio dire, anche il viso lo potresti rendere un attimino di più. Te lo dice uno che alla fine quando fai i propri disegni ha pochissimo rendering per molti versi, però se è un pezzo per il mio portfolio, no, in quel caso lì cerco di mandare solo i pezzi migliori e cerco di assicurarmi che la persona che lo guarda riesca a vedere i miei punti forti, magari sì, ho dei punti deboli, cerco un po' di mascherarli, però evito di farli vedere come se non li avessi proprio fatti, perché insomma, uno se ne accorge subito. Cioè è classico, in molte illustrazioni non ci sono le mani, non ci sono i piedi, o insomma, ci sono quelle cose che sono difficili da disegnare,
E sono le prime cose che un art director, insomma, vede e dice: ah, non l'ha fatta, e allora forse vuol dire che non è capace. Insomma. Questo è il mio consiglio principale. Boh, così. Non dipingo sopra troppo perché appunto non so esattamente. È ovvio che io poi il vestito qui è ovvio che si è aperto a fare. Magari puoi fare tutta una serie di design o di. È un elfo scuro, insomma, lì ci va anche un po' di gusto personale. Non saprei, però se vuoi tenere tutta questa questo effetto scuro, insomma, di ombra che parte da sotto, almeno in alcuni punti dove colpisce la luce, io farei un attimino almeno intravedere per far capire bene, insomma, almeno accennare, poi il cervello ti aiuta a finire tutta l'immagine, però se non so se c'è un'armatura, insomma, io un pochino la disegnerei, insomma, farei vedere. Insomma, accenni dell'armatura e così via. Boh. Bene così? Ok, No, pensavo stessi parlando da solo, non c'era più nessuno, queste cose qua. no, 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 no. Cristian, ci sei? Mi sa che è morto Cristian. Eh Cristian è morto? sì, perché sono passato io in full screen, tra l'altro, YouTube. Ciao Teresa. Meno E non male, va. si sta vedendo più niente di quello che stai facendo tu. Quindi andiamo. Ah, non si vede quello che stavo facendo? No, No. no, no. Da poco, da poco. Oddio. Oddio. Che adesso stia passando quello tuo. Io vi sento proprio due Sì. robottoni. Cioè, vi siete ingoiati Gundam. Ma non ci sono le chat, quindi nessuno. Allora, Ma queste cose non vanno fatte in Sta Italia. facendo quella di. Con internet queste cose vanno evitate. Te In Italia. pareva. Lo Ah, ma siete anche su YouTube? so, Paolo. Sì. E Sì. come lo Cioè, trovo? una volta finita questa cosa, viene lanciata direttamente sul canale. Ananana, si sta ricollegando Christian. Christian? Allora, Niente. Paolo mi scrive chi. L'autore del Sì, ma disegno dove stai leggendo tu? Così su vado a leggerlo YouTube, anch'io. Cosa scrivo su no, mi YouTube? scriveva che sì, ha usato pennelli preset per lo sfondo, nebbia e alberi, e si trattava di uno speed paint, e quindi Allora, insomma l'ha attenzione, lasciato. in questo caso non è che la ragazza che l'ha fatto, non voglio dire, però attenzione che non bisogna giustificare molte volte la. Molta gente guarda queste cose qui e quando gli dicono ah, è uno speed paint, sembra quasi una giustificazione, una scusa per insomma, non spingere oltre le proprie capacità, non spingersi oltre. Allora bisogna stare modo di non fare questo errore qua di se tu fai vedere questo lavoro qui a un art director al di fuori di questo gruppo, perché tanto il gruppo va benissimo, ma al di fuori, e dici no, è così perché è uno speed paint. Fai un attimino più danno che altro, quindi insomma, voglio dirti questo perché la terminologia speed paint non è quello che uno pensa che sia è una cosa veloce fatta così. Ci sono degli speed paint che sono fatti veramente bene, che nonostante siano considerati speed paint, quei colpi di luce o quelle pennellate veloci, quelle. Sono date esattamente dove devono essere date. Quindi la persona che l'ha fatto è completamente padrona sia del mezzo che a conoscenza di quell'anatomia o di quella costruzione, che gli permette in pochi tratti di farti un disegno corretto. Quindi in realtà lo speed paint è una tappa della propria. È quasi l'ultima tappa, è quasi quella che viene dopo. Tutto quello che invece è le capacità di disegnare a livello professionale e poi sfruttare quelle capacità per andare un pochino più in maniera gestuale. Quindi io a molti ragazzi che iniziano consiglio sicuramente di non fare speed paint perché è quasi un andare contro una certa logica, cioè è meglio fare
Io lo dico sempre, mi devo disegnare 100 mani, 100 gambe, 100 piedi, 100 Ricordo, ricordo. Tra l'altro lo hai già fatto Piuttosto che, due tempi. sì, piuttosto che iniziare a fare speed paint o Sì. fare quello che può essere i concept. Tu dici piuttosto cominciare con piccole challenge personali in modo Sì, no, io dico di muoversi in direzione di poter essere padroni di Photoshop, padroni dell'anatomia, dell'uso dei brush, per poi dopo, determinate parti che ti esatto, sfuggono. perché poi dopo, una volta che conosci bene, cioè, non so come spiegarlo, è come dire che se tu vuoi disegnare un triangolo, c'è gente che riesce a farti vedere un triangolo usando solo due lati, per esempio, no? Non ti disegna neanche il terzo lato. Diciamo che quella è la versione speedpaint. Ora, quella persona lì, per poterti far vedere un triangolo usando soltanto due lati, deve saper disegnare il triangolo vero, originale, in maniera perfetta, deve conoscere benissimo quel triangolo per poi essere in grado di fartelo vedere con soltanto due lati. Non so se mi sono spiegato. Sì. E allora bisogna prima entrare. È per questo che dico, evitate di. Bisogna evitare di cadere in questa. Anche vedo molti ragazzi che dicono: oh, ecco, ho fatto questo concept. Cioè, voglio dire, il concept di per sé non è una cosa che uno può fare così. Cioè, c'è tutto un materiale. Cioè, se tu vuoi, per esempio, far vedere il tuo concept, è molto più utile far vedere il prodotto, sì, finale, che può sembrare un pochino così, ancora a livello di sketch, ma poi dopo tutto quello che c'è dietro, che riferimenti hai fatto. Se sei andato, se fai un guerriero, per esempio, a che periodo storico diciamo, ti sei ispirato Ispirato, da tutte le certo. immagini, tutte le reference che ti sei trovato, i materiali, pelle, tutte, insomma, tutte queste simbologie sul costume, ripetizioni di elementi sul costume che magari possono essere un simbolo che si trova sul petto, poi si ritrova sul. Capito? C'è proprio tutto un altro, Sì. una cosa che, insomma, io consiglio. Consiglio, non so neanche se c'è qualche posto dove uno può andare a vedere come si fanno, secondo me, però In effetti non credo sicuramente che. di non cadere, insomma, nella facile diciamo, trappola di dire io faccio concept art solo perché sembra che non devo farlo, cioè non devo stare lì a sapere come si fanno le mani, ecco, per dirti. Sei sicuro? Perché tanto faccio un robottone, gli metto la mano da mostro e mi sono risolto il problema. Cioè. Che non sto dicendo che sia questo il caso, eh. Attenzione, non voglio che la persona che ha fatto il disegno qui si senta come se, ma io non volevo, cioè, sono sicuro che non è questo il caso, ho solo sfruttato, insomma, l'occasione per Certo. parlare di questa cosa generale. Io ho i miei disegni che magari posso anche far vedere, però devo stare attento a cosa apro perché. Per esempio, i miei schizzi sono proprio. Non so come le posso fare vedere. Questi sono